Sapevi che Casemiro ha mentito sulla sua posizione nel suo primo provino? Casemiro ha iniziato la sua carriera come attaccante, ma quando si è presentato ad un provino per il San Paolo a 12 anni, ha visto che c'erano molti ragazzi che giocavano come attaccante e solo 50 su 300 ragazzi ce l'avrebbero fatta a passare. Quindi Casemiro ha mentito per avere una possibilità maggiore. Quando gli allenatori hanno chiesto chi gioca come centrocampista difensivo, Casemiro si è guardato intorno e ha visto solo 7 braccia alzate, così decise di alzare il braccio anche lui. Uno degli allenatori che lo conosceva gli ha detto: «Ma tu non sei un centrocampista difensivo, sei un attaccante!» Ma Casemiro ha continuato ad insistere finché l'allenatore non lo ha lasciato provare come centrocampista difensivo e ha impressionato tutti, arrivando all'Accademia del San Paolo. Da quel momento ha continuato in quella posizione, diventando uno dei centrocampisti difensivi più forti al mondo.